Ancora io. Lei ha assunto una posizione molto drastica con la Protezione Civile, ha detto che non è stato avvisato della gravità della situazione che si sarebbe verificata a Napoli. Perché vogliamo creare delle polemiche che io non ho mai creato? Io ho semplicemente fotografato la realtà, il cronoprogramma di quello che è accaduto. Siccome qualcuno mi ha chiesto come noi ci siamo comportati il giorno prima della grande nevicata, così come ci è stato illustrato alle ore 17 nel comitato in prefettura, dove era presente il vice sindaco, e i dati erano talmente rassicuranti che il bollettino era colore verde e che addirittura il prefetto ha revocato una sua precedente ordinanza, mentre noi non avevamo fatto ancora nessuna ordinanza, sui mezzi pesanti sulle autostrade. Noi eravamo già pronti per fare l'ordinanza, quel tipo di situazione meteorologica dell'aeronautica, quindi non sto facendo polemiche, sto ricostruendo, sono altri che magari costruiscono polemiche che non fanno bene a nessuno, ma nonostante nessuno ci abbia avvisato, noi sappiamo navigare molto bene a vista, ci siamo svegliati all'alba, abbiamo visto che c'era la neve e siamo intervenuti nel miglior modo possibile. Quindi Napoli, nonostante non avesse avuto le informazioni adeguate, ma questo non voglio dire è colpa di qualcuno, perché esiste anche la natura. Vi vorrei ricordare che io stetti una volta 3 giorni bloccato a Strasburgo per l'eruzione del vulcano di Islanda, e la vita è bella anche perché non tutto si può prevedere, quindi il mio non è un attacco. Evidentemente se qualcuno si è sentito attaccato aveva qualcosa da nascondere. Certo, se avessimo, come dire, bollettini più affidabili potremmo, come dire, non svegliarci all'improvviso, trovare la neve e dover in mezz'ora, dimostrando una grande capacità istituzionale, perché in mezz'ora assessore alla Protezione Civile, assessore all'istruzione, sindaco, capogabinetto, ufficio stampa, dirigenti e funzionari, all'alba siamo riusciti a emettere un'ordinanza che tutto sommato ha evitato qualsiasi conseguenza seria alla città. Insomma, non mi pare che si sono vissute scene apocalittiche. C'era una neve che mi dicono non esserci dal 1956, ho visto bambini giocare con palle di neve, ho visto Nisida imbiancata, ho visto Palazzo Donnanna imbiancata, i Camaldoli che sembrava Cortina d'Ampezzo. Poi sicuramente ci saranno stati dei disagi, se non ci sono disagi in questo caso, quindi non facciamo sempre polemiche. Se qualcuno si sente in qualche modo tirato in ballo, e allora dica che cosa è successo alle ore 17 del comitato. Io non c'ero, ma ho preso informazioni adeguate dal prefetto e dal vice sindaco, e quindi credo, immagino, che siano fonti adeguatamente qualificate. Domani riaprono le scuole regolarmente allo Stato? Domani non ci sono sicuramente le condizioni, ritengo, per reiterare l'ordinanza. Però, come sempre, in questi casi il sindaco e tutte le autorità si muovono secondo dei protocolli, quindi ci sono delle riunioni costanti in prefettura. Immagino che oggi pomeriggio ci sarà un aggiornamento, ma anche qui, navigando empiricamente, ritengo che l'ordinanza scadrà con oggi e quindi domani tutto torna secondo lo standard quotidiano della nostra città.